Nel 1992 Pippo Baudo ritorna al timone del festival. Al suo fianco ci sono Alba Parietti, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci. È il punto di svolta della storia di Sanremo. Il presentatore diventa conduttore e direttore artistico. È il festival, una passerella per i volti della TV. Nel 93 Mistero è la prima canzone rock a vincere il festival. Wow. E dalla sezione Nuove Proposte arriva Laura Pausini. Nel 94 la RAI torna a organizzare direttamente Sanremo dopo 37 anni. Il festival diventa il più importante varietà televisivo. Debuttano tra i giovani Giorgia, Irene Grandi e Andrea Bocelli. Dal 95 Pippo Baudo inventa il festival come lo conosciamo. Nascono il Dopo Festival, La Mora e la Bionda, la sigletta Perché Sanremo è Sanremo. Nel 95 il festival passa definitivamente a 5 serate e Giorgia si consacra con Come Saprei. Nel 96 Ele la Storietese rivoluziona nel festival con una canzone complicatissima ma costruita in modo da sembrare semplice. Manca solo la vittoria che va a Ron con il supporto decisivo di Tosca. Non tutti i vincitori di fine millennio però riescono a confermare nei negozi il successo all'Ariston. L'ultimo festival del Novecento è affidato a Fabio Fazio che celebra il secolo appena trascorso con un prestigioso parterre di ospiti che spazia dagli astronauti all'ultimo presidente sovietico, Gorbaciov. Vince Anna Oxa grazie ai voti della giuria di qualità, nella quale c'era Amadeus. Wow!